E ragazzi, andiamo adesso invece sugli incarichi delle cortigiane. Anche qua pacchetto di missioni che mica avevo finito quando lo portai per PS4. Adesso so che gli incarichi cortigiani, ragazzi, sono ben 10, insieme agli incarichi ladri che sono altrettanti 10. Tu mi stai rompendo i coglioni. E devo tornare a stappare il manifesto, che palle. Non so perché c'ho il coso di Last of Us, pardon. Ecco, adesso va bene. Comunque, ci si fa? Grazie. Oh, vediamo cosa hanno da dirci. Buongiorno, madre. Ezio, grazie di essere venuto a trovarmi. Che cosa turba le cortigiane? La vecchia proprietaria di questo bordello, Madonna Solari, era una bugiarda doppio giochista. Si è scoperto che è in combutta con la Chiesa. Peggio, alcune delle ragazze dormono ancora col nemico. Scoprirò chi sono. Vai dalle ragazze di cui mi fido, loro ti aiuteranno. Grazie, Ezio. Va bene, prego. E usciamo. Incarichi per le cortigiane sbloccati. Ok, sono subito qua dietro, a posto. Annucci, verdura presente. Alberti, Ezio, la notte scorsa ho intrattenuto degli ambasciatori bavaresi. Devono avermi avvelenata. Ma come? Abbiamo bevuto dallo stesso calice e poi non ricordo più nulla. Venite, dobbiamo trovarli. E mo sono cazzi vostri. Compi la missione in meno di 400 secondi. Sono 6 minuti e 40. Va bene. Il mattino dopo. Oh, saluto. Questa volta la seguiamo tranquillamente, senza che ci debbano essere grandi cose, pedinamenti. Stavolta è un viaggetto tranquillo tranquillo, se non mi muore magari nel frattempo. Mi farebbe un favore, ecco. Questo sono io la domenica mattina, dopo che il sabato sera sono uscito a distruggermi. Questo sono palesemente io. Ok, ma dove c'è da andare però? Minchia, che lentezza. Lui? Lui c'era. Ecco, fuori uno. Perfetto. Nel caso. Non importa. Mi troveremo. Le vecchie maniere funzionano sempre. Si chiamano gli assassini con la tempesta di frecce e siamo a posto. Questa qualità di filato è di notevole fama! Qui trovate solo il meglio! Beh, speriamo di poter riguadagnare almeno un riquadro di adepti per il prossimo scontro. Almeno così, da star tranquilli. Che qualsiasi cosa ci aiutano. Ok, perfetto. Voi mi avete avvelenata! Ricordo il suo nome. Boom!
Oh, Gerard, seguitemi. Dovrebbero essere tre. Ragazzi, io sto facendo tutto, diciamo, al massimo della velocità, se si può dire così. Però io non mi sono attaccato dietro a nessuna briga, a nessuno scontro, a niente. Quindi potrebbe anche essere che magari l'obiettivo lo prendiamo. Io me lo auguro. Ai menestrelli che esercitano all'interno della città si chiede di evitare di eseguire la popolare ballata del ragazzino di Brescia, in quanto causa di imbarazzanti espulsioni corporali in pubblico da parte di diversi sacerdoti. E cosa fanno i sacerdoti? Vabbè, non mi sorprende affatto, però... Così... è cazzo duro nel gioco. Boh. Prendetelo! Preso. Era necessario che si intromettessero anche gli altri? Non era necessario. Sono certa che almeno due di loro sono colpevoli. Buona fortuna. E state alla larga dal vino. Sì, ma non morite però. Non la fate morire, comunque 100% si sapeva. Tranquillo, beato e sicuro. Rimuoviamo sto manifesto che mi dà parecchio fastidio. Dove andiamo? C'è un altro incarico? Per ora sì. Ce n'è altri due. Benissimo. Bene ragazzi, allora, secondo incarico delle cortigiane su 10. Se solamente lo trovassi. Ok, eccolo qua. Ma no. Ser Ezio, dopo la morte di Madonna Solari, suo fratello Santino accampa diritti su di noi. Vuole entrare nelle grazie dei Borgia e per farlo deve dimostrare di essere il nostro padrone. Se lo umiliate in pubblico... Lo uccidiamo. E ci lascerà in pace. Ferma Santino prima che malmeni la cortigiana. Qua potrebbe essere tosta. Il bisogno di aiuto è il benvenuto. Prendi a botte Santino, ma non ucciderlo. Che forse è peggio. Dove sei, Santino? Che poi nome tutto il programma. Preso. Porta Santino alla fontana del Pantheon. Me la dovresti dare, no? La sincronizzazione totale. Almeno credo. Ok, non dovrebbero esserci guardie qui. Quest'uomo è un vile bugiardo. Le cortigiane di Roma non gli obbediranno mai. Bellissima sta missione. 100%. Proprietà contesa. Ma easy peasy. Andiamo al prossimo, che l'avevamo visto prima e lo vediamo ancora. Eccola qui. Ci è stato insegnato come sedurre gli uomini più potenti di tutta Roma, ma non tutte sono in grado di resistere al loro fascino. Seguite Giulietta, dovrebbe condurvi dal suo benefattore. Cattive abitudini. Assassina il bersaglio da un nascondiglio, vabbè, si può fare. Ed è il terzo su 10. Che hanno scambiato gli edifici della Roma. Bella giornata. Alors. Però agile il ragazzo. Fate tutta la strada. Da un nascondiglio potrebbe essere la panca. È lui.
Anzi, lei, Giulietta. Per ora non ci sono aree vietate, quindi possiamo seguirla senza apparenti problemi. Dopo la borsa. Dai, Giulietta, che poi ti vizio. Il reverendissimo Santo Padre ha benedetto l'iniziativa di alzare i canoni d'affitto delle chiese e delle proprietà. Merda! Non m'ha visto, vero? Bene, cioè sì, m'ha visto, ma non sufficientemente per poter essere disincronizzato, quindi a me va bene. Non si sa mai. Sta tornando indietro. Qui trovate dentro. Tutti adatti a curare tutti i vostri malanni. No, ma perché? I pianeti. Perché sì? Oggi gli umori si equilibreranno al meglio. Stavo guardando il mangiafuoco che fa la stessa cosa che fa Gene Simmons. No, 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 non sono io, non sono io, non sono io. Proviamo a camminare sopra, magari. Ma poi come fa a saperlo? Vabbè, a parte sono il fratello di Claudia. Se lo potrebbe anche aspettare, ecco. Posso buttare nel mucchio di fieno. Yes. Tutto molto easy. Ok. Dovrei attirarlo qui. Oppure ucciderlo dal pozzo. Riesco volendo ad andare nel pozzo, perché vale come nascondiglio. Devi stare dentro il pozzo. Cioè, guardate voi per la sincronizzazione totale che c'è da fare. No. Il bastardo ci tradisse. In ogni caso non sei più gradita alla rosa in fiore. E allora scappa e sparisci. Mi devi dare il 100%. E certo che mi dai il 100%. Eh sì, eh. Eh sì, eh. Nascondiglio era. E nuovi contratti sbloccati, perfetto. Dobbiamo parlare solo con Maria. Interagiamo. Ben fatto, Ezio. Le cortigiane mi hanno detto che sono rimaste solo quelle fedeli. Ti hanno detto il vero. Allora non perdiamo tempo. Sono giunti a Roma ambasciatori del re spagnolo e dell'imperatore tedesco in cerca dell'appoggio di Cesare. Sventa i loro piani, figliuolo. Minchia, com'è incazzata la madre. Cazzata nera proprio. Va bene, sarà fatto, usciamo. Allora, due sono già qui, quindi a posto. Ce n'è quattro. Madonna, che bello però. Bellissimo. Così dovremmo andare a sette. Se non vado errato. Ezio, hanno avvelenato mia sorella con una dose più forte della stessa droga che avevano usato con me. Ma sempre tu sei. Che sei uguale a Giulietta, tra l'altro. Ha l'antidoto, ma non è in vendita. Dovrete procurarvelo in altro modo.
Presto, a Flora non resta molto tempo. Non uccidere il medico, quindi presuppongo che lo debba picchiare. Ok, lo devo derubare. Meglio, più chiara la cosa. Attenzione raga, perché abbiamo 2 minuti e mezzo per completare questa missione. Adesso cambiamo le carte in tavola, perché devo per forza chiamare il cavallo. Se questa stronza qui non si mettesse tra i coglioni. Meno male che la minimappa un po' una manina te la dà. Non del tutto, però qualcosa fa. Dio vi benedica. Ma che c'entra Dio adesso? Ma mi spieghi, signora, cosa c'entra Dio adesso? Andiamo! Vai, vai! Il cardinale Soderini ha ordinato la costruzione di una piazza davanti. Ok, il dottore è qui. Lo devo rubare, quindi se facessi così. Perfetto. Dammi il cavallo. Perfetto. Ci si dovrebbe fare per il 100%, ragazzi. Gliel'ho rubato. La cosa migliore che potessi fare. La stessa strada al contrario. Forse 53 secondi. Avete bisogno di assistenza medica? Ma perché tutti i dottori sono buoni e lui è cattivo, proprio lui? Sì, però Ezio, devi essere più... Hai capito, via. Ok, siamo arrivati. Devi correre, cavallo. 19 secondi. In pieno tempo. Perfetto. Vi ringrazio. E 100% di sincro. Ridammi pure il cavallo. Anzi, non me lo ridare il cavallo, perché devo andare qui, quindi... Da lei. Ezio, voi avete bandito quella spia di Giulietta dal bordello, ma lei continua a fornire informazioni al nemico. Ho rotto il cazzo questa. Una volta un ambasciatore spagnolo suo amante, il quale le rivende alla chiesa. Adesso Giulietta vi teme. Approfittatene. Mandatela dritta nelle braccia del suo spagnolo e uccidetelo. Sarà fatto. Bella in fuga. Uccidi solo l'ambasciatore. Beh, dai, ci sta. Localizza Giulietta, che tra l'altro è qua vicino. Stanno anche aumentando poi i premi in soldi. Dovrebbe essere lei. So del tuo tradimento. No, vi prego, Ezio, posso spiegarvi? Ma che devi spiegare? Onorevolmente glielo si concede, onorevolmente. Come un novello romolo. Non a terra. Aiutatemi. Quell'uomo, presto. Ci sono loro, ci pensano loro. Ci pensano i miei adepti assassini. E non posso uccidere nessuno. Aiuto, qualcuno lo fermi! Che sia qui a divertirmi? In ginocchio, lasciatemi in pace! Tutto bastardo, la sto perdendo! Non mi puoi dire che fallisco, perché non sto uccidendo io alla fine. Ecco, non ci scapperà. Poi queste guardie sono tutte delle mezze seghe, quindi so che i miei assassini faranno il loro lavoro. Vieni, amico, vogliamo solo. Che cazzo di urlo ha tirato? Ucciso. Che grossi
pace assoluta. Vi prego, non avevo altra scelta. Vattene da Roma. Non ti voglio più vedere qui intorno. Oh, aveva rotto il cazzo. Destino orribile. Come un novello romolo siete cresciuto tra i lupi. Non la posso uccidere, che palle. Comunque, un'altra portata a casa. I prossimi due sono a nord, quindi li andremo a fare lì. Però magari con un cavallino in più sotto la nostra pancia. Un rappresentante qualsiasi. Avanti, amici. Ma non il cavallo. La mia fedeltà verso la vostra famiglia mi ha messa in una situazione spiacevole. Rodrigo e i suoi ambasciatori stranieri. Ancora con questi qua. Il suo obiettivo è trovarvi. Io devo incontrarmi con uno di questi ambasciatori. Esigerà il mio aiuto, ma io non glielo darò. Potrebbe reagire con violenza. E per questo voi sarete lì a osservare la scena. Uccidi il bersaglio con la lama celata, vabbè. Classico. Avanti, amico. Così poi mando gli adepti a uccidere gli altri. Il suggere di una mignatta. Il consiglio rionale desidera ricordare a tutti i cittadini. Ah beh, vicino. Va bene. Tranqui. Bersaglio individuato si sta avvicinando verso di me. Quindi è meglio che ponga rimedio facendo così. Presenti non devono interferire con lo squartamento dei criminali una volta legati al ceppo. Ercole, un boia di notevole esperienza, si è particolarmente ritenuto. Ercole il boia. Not bad. Dimmi che prendi la galleria. I turchi hanno attraversato il regno del Montenegro. Continuano a aggiungere. Ci pensa lui. Intanto stavo quasi per perdere lui. Anzi, stavo anche quasi per cadere. Grazie, adepto. E allora attraversiamo poi la galleria. Lui non l'ha presa. Ma io quasi quasi sapete che faccio. La cosa che non devo fare. Buttati lì dentro. Perché non ti sei tuffato nel carro di fieno? Perché? Che vabbè, le medicine ce le ho, però non capisco. È uno capire. A volte Ezio mi regala ste perle che io veramente boh. Oh, scusa fra. Ma come può un uomo fare queste cose? Arrampicarsi su una fontana, credo che lo facciano diverse persone. Soprattutto d'estate. Soprattutto a Roma. Pellegrini venuti in adorazione oppure di passaggio. L'ufficio del cancelliere è a vostra disposizione. Sì, Abezio, però dov'è che devi andare? Dimmelo, che così mi metto l'animo in pace, no? Il consiglio rionale chiede a tutti i banchieri di parcheggiare le proprie carrozze in maniera responsabile. Le guardie hanno ricevuto ordine di rimuovere i veicoli dei tra... Oh, cazzo vuoi? Io boh. Di alcun genere. Dai che c'ho la lama già pronta, su. Non farmi aspettare. Io un poto che i malvagi possa cadere mentre il po'. Che andare in giro che ha intenzione di fare? Un nuovo costume. Lo volevo uccidere, ma non me lo fa uccidere. Comunque questo è il mausoleo di Augusto. Io mi auguro che lui entri dentro, giusto? Yes, così lo possiamo uccidere, che bello. Senza farti individuare.
allora noi si fa così. Come cazzo fa a non averlo sentito? Lo sa solo lui. Da dietro, con la lama celata, come richiesto, senza farsi individuare e con la lama celata. Vi ringrazio, Ezio. La mia fiducia in voi è ben riposta. Doveva esserlo già da prima, però ok. Altri 1300 in saccoccia, non che ne avessimo bisogno, vista la nostra banca, quanta quantità di denaro ha. E la pasta mi è rimasta in gola. Il prossimo incarico è qua vicino. Devo assolutamente prendere la rendita, devo ricordarmelo. Comunque, eccola qui. Questo dovrebbe essere il settimo. Tre ambasciatori. Sono qui per incontrare il Papa, ma risponderanno a Dio molto prima di quanto non credano. Li attirerò per permettervi di colpire. Esca viva. Uccidi un bersaglio assassinandolo da una sporgenza, ok. Vi prega di notare come l'ufficio... Segui la cortigiana rimanendo inosservato. State a vedere che succede adesso, eh. Tempo indefinito al fine di commemorare la morte del suo unico occupante, il vescovo Moretti. La settimana scorsa ci è andata bene con la visita di quell'ambasciatore. Sono bastati i suoi ospiti a riempirci il locale. Il consiglio regionale desidera... Vostro signore lo manda... Hans, mi avevate chiesto se avevo delle amiche con cui giocare. Allora, vediamo cosa si può fare qua. Dove si trova? Poco o niente, per ora. Soprattutto così. Posso ucciderlo dalla sporgenza? A posto. Dove va la cortigiana? Allora, io il mio obiettivo l'ho completato, quindi d'ora in poi sono libero di fare quello che voglio. Perché? Perché quella cosa laggiù? Buonasera. Saluto. Siete inopportuna. Non quanto vorrei. Perché non mi seguite? Ma non il ci... Grazie, adepti. Grazie, adepti. Uccidetelo! Voglio restarne fuori! Cioè, non capisco, però. Meno male ci sono loro. Dannazione. Via, via. Bravi, bravi ragazzi, bravi. Vi vogliamo così. Tu, 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 tu. Comunque sì, il primo per ora era l'unico che era assassinabile da una sporgenza, quindi di meglio non si poteva fare. Eccovi qua. Seguite. Ho da mostrarvi una cosa. Se non va lui, ci vado io. Non lui. Ok. Da giù! All'assassino! Perché? Addio. Riguardate. Cosa? Raga, mi ha desincronizzato. Mi ha fatto finire la missione. E mi ha dato il 100%. Nuovi incarichi sbloccati, va bene. Però, boh, questa storia è stranissima, ragazzi. Vabbè, che sicuramente era l'ultimo, quindi buona, cioè...
sarebbe finita la missione, ma così. Chiamerò le guardie, anima. Piuttosto improvvisa. Vabbè, io accetto, Io il 100% l'ho preso, quindi sti cazzi. Ed eccoci qua ancora, da Maria Auditore. Egidio Troche. Questi è Egidio Troche. Ma lo conosce già. Da debitore del banchiere, adesso sono vostro debitore. E di questo sono grato. Sapete che non entro in una taverna da mesi? L'opportunità di cambiare le cose qui vale bene qualche bevuta. Il senatore mi stava giusto parlando delle trame alla corte di Cesare. Maria mi ha detto che avete eliminato gli ambasciatori stranieri. Ma ora dovete impedire che questa notizia giunga a Cesare. Anche i membri della corte colpevoli di incontrarsi con gli ambasciatori dovrebbero essere intercettati, se mi intendete. Ma soprattutto, il grande agitatore Prospero Colonna è stato catturato. Dovreste liberarlo. Sarebbe un duro colpo per i Borgia. Sarà fatto, amico mio. Andiamo avanti col prossimo pacco di missioni, di incarichi, che sono tutti lontani, sono 3, e quindi dovremmo fare 10 e finire qui. Dammi il cavallo, brutta merda. Il senatore e io abbiamo scoperto dove si incontreranno i Borgia e gli ambasciatori stranieri. Questi ultimi li avete uccisi. Adesso bisogna fermare chi complottava con loro. Io posso mostrarvi il luogo, ma lascerò il resto a voi. Affrettiamoci. Cattiva politica. Uccidi tutti i bersagli entro 60 secondi. Ma io ho la soluzione. Grazie per il cavallo. Io ho la mega soluzione. E stare in alto a sinistra. Soffrite dell'infernale malaria da palude? Bene. Il sorrisino farebbe comodo. Il prezzo della perfezione non si misura, volete. In realtà sì, purché siano tante, volete. Oh, piano. Oh. Piano. Andiamo! Perché tira la cassa per terra? Che senso c'ha? Nuova bottega si trova oltre il Tevere, a Campo. Speriamo che me li faccia usare gli adepti, ma credo proprio di sì. Il conciatore e gli augura tanta fortuna. Comunque è perennemente notte sto gioco, è incredibile, è perennemente notte. Boh. Vai, vai! Oh. Tanto. Perché non me li ha uccisi? Vai, vai! Ora! Ora! Sono un coglione. Oddio! Oddio, forse sì, forse sì, forse ce l'ho fatta. Nonostante me l'abbia palesemente buttata in culo. Ezio, Ezio. La chiamata degli adepti. Voglio sapere alle altre quanto siete coraggioso. Oh. Eh sì, signori, 2600 fiorini. E il 100%. È qua che si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. E allora andiamo al prossimo, che è proprio qua vicino. Proprio dall'altra parte, fantastico. Ho fatto una serie di combo. Oh, il calcio funziona tantissimo, In questi casi, tirare il calcio li atterra come non mai. Avrà bevuto. Comunque, questo dovrebbe essere il penultimo. Ezio. Voci delle vostre gesta sono giunte al Papa, che sta per inviare un corriere in Romagna.
Se Cesare verrà informato dei recenti sviluppi, inonderà la città di truppe. Sottraete la missiva al Corriere senza che se ne accorga. Portatemela e mi prenderò cura di creare un falso rapporto da consegnare a Cesare. Compi la missione in meno di 2 minuti e 20 secondi. Scrivi una falsa email. Boh, va bene. Intanto dammi il cavallo. Come prima cosa. Non devo uccidere il tizio. Ma quando mi dai limiti di tempo, ragazzi, fallisco sempre. Tranne prima, che bene o male me la son cavata. Run, run, run. I Borgia hanno già commesso ogni atto. Forse è già riuscito? Cavallo. Forza. Porta lettera alla cortigiana. Dov'è la cortigiana? Vabbè, qui. Dai, buona. Dove ci si incontrava con Copernico. Bene, mi metto subito all'opera. Aspettate un momento. Qua però 2 minuti e 20 secondi non valgono più. Scusate, eh. Sostituite la missiva prima che il Corriere si accorga di averla persa. Cesare sarà lieto di sapere che a Roma va tutto bene. Ok, corsa. Ma cazzo è finito? In culo proprio. C'è da correre, ragazzi. Per forza. Io sto cercando di andare il più veloce possibile, ma qua il gioco non m'è tanto d'aiuto. Mi sa che qua la sincronizzazione totale, ragazzi, se ne va. Che stai facendo? Vieni qui! È stato bello così. Avevo messo una serie di 100% assurdi. Sì! Invece sì! L'ho presa! E come se l'ho presa! E allora manca l'ultimo adesso. L'ultimo incarico. Uomo di poca fede che sono. Uomo di poca fede. E andiamo al decimo incarico, che dovrebbe essere quello finale, appunto. Poi controlliamo i progressi e verifichiamo. Ezio, Cesare ha catturato i grandi condottieri Prospero e Fabrizio Colonna. Li ha fatti portare a Roma per torturarli. Se fossero liberi, sarebbero in grado di causare notevoli problemi ai Borgia e ai loro alleati. Saranno presto trasferiti sotto scorta, ma ho come il sospetto che questo non sarà un problema per voi. Per voi. Compi la missione con entrambi i mercenari con più di metà salute a disposizione. Ok. La popolare ballata del ragazzino di Brescia. C'è da eliminare 8 bersagli. Intanto fatemi affacciare al mondo intero, poi dopo ragioniamo. Sono un bel po', Il cardinale Soderini ha ordinato la costruzione di una piazza davanti al suo palazzo a Però se tipo facessi così? Li avete salvati. Non siete ancora liberi. State pronti. No, che fregatura però. Dov'è? Se non me lo cogli, zio, però.
Balestra. Tanto quello sul cavallo. Brutta merda. Fammi difendere quello là. Non ho fallito, vero? Calcio. Calcio. Anzi, niente calcio, però ok. Dobbiamo risvegliare le coscienze del topo. Adepti, tutto quanto. Balestra. Bravissimi gli adepti, bravissimi, bravissimi. Mi sa che la sincronizzazione totale la falliamo, però va bene così. Finito? Non ancora. Ma ne agganciare l'omino lassù! Vabbè, sai che c'è? Ha rotto il cazzo. C'è un modo per ripagarvi della vostra gentilezza. Continuate a lottare contro i Borgia. Lo faremo, promesso. Addio, amico mio. Addio. Si è trafitto da solo! 100%! 100% grandi successi Radio Italia! Dovremmo essere a posto con i carichi di cortigiane, però andiamo a verificare prima. Cento per cento. Oh yes, baby. E finiscono qui in bellezza. Tutti 100%, raga.